una cosa interessante, ad esempio, il delay che uso molto e mi diverte molto, cioè una eco che ripete le note. Penso che stia molto veloce. Però comunque io non faccio niente. Se comincio a fare più note diventa... E crea un'atmosfera senza che io faccia niente, molto napoletana, cioè che sono pigro, quindi faccio un quarto del lavoro e poi il resto non lo fa. È proprio ritornare alla radice del il motivo per cui si suona per incontrare altre persone e costruire qualcosa insieme. Ecco, stasera lo faremo in diretta davanti al pubblico. Ho portato un format, si dice così, che consta dell'incontro di quattro musicisti, sostanzialmente. A volte sono anche di più, cioè musicisti che, con cui ho già collaborato, oppure a volte capita che ci siano musicisti che non ho mai incontrato, per vedere che cosa succede in quel momento, senza provare nulla. Il pubblico assisterà a un momento unico ed irripetibile che è quello della creazione musicale, cioè costruiamo un oggetto musicale davanti ai vostri occhi. Ci saranno sicuramente dei momenti di incertezza, ma anche dei momenti meravigliosi. Questo lo posso garantire perché ne ho fatte parecchie. Dirò una cosa magari banale, ma basta lasciarsi andare, come se sei appunto... È la ricreazione di una sala prove di un gruppo, quindi stai suonando con le persone con cui hai voglia di suonare. In questo caso io non ho mai suonato con nessuno di loro, quindi mi incuriosisce molto questa cosa, e è assolutamente una figata. Anzi, direi che in un contesto musicale attuale poter fare una roba del genere è solo che bello, cioè non ci vedo assolutamente nessuna controindicazione, anzi bisognerebbe farne molto di più. Una batteria elettronica. Già è bello, partiamo. Vai, vai già con questo è bello. Guarda, io pratico molto questa cosa nel mio antro, diciamo. È un po' anche il modo in cui spesso affronto il fare la mia musica. Spesso le cose più interessanti nascono appunto in questo modo, inciampando. E... penso che quando poi uno si approccia al fare la musica, a un certo punto scopre che è importante lasciare aperte tutte le porte, tutte le finestre, perché altrimenti non va da nessuna parte, uno finisce a suonare sempre le stesse cose. Quindi a me piace molto espormi in questo modo. Fino a qualche anno fa l'improvvisazione era un dramma, perché magari c'era la timidezza, l'insicurezza, il farsi vedere anche debole in certe cose. Invece con gli anni è diventato un po' il mio approccio preferito, è un po' comunque un linguaggio astratto, è come la parola. Anzi, mi trovo meglio a parlare in questo senso che con la parola, magari. Sinceramente, anche quando improvvisiamo non penso a cosa devo fare, vai avanti e se sbagli, a me viene da ridere sinceramente se sbaglio, perché non so, dipende un po' come prendi, che approccio hai con la cosa. Quindi paura di inciampare anche no, cioè, c'è, ma bella lì, non succede niente. One, two, three, solo loro, four. Bello. Per evitare che ci siano degli automatismi, le strategie oblique le aveva create Brenino proprio per evitare che i musicisti suonassero quello a cui erano abituati. Io, se vado in uno studio di registrazione, ma anche loro, so già un po' dove mettere le mani.
lui ha inventato queste frasi che erano delle specie di mandati, dei compiti da tenere presenti per ogni musicista, che spostano la tua percezione, cioè ti dice suona al contrario. Cosa vuol dire? Può voler dire tante cose, ma comunque tu non hai la tela bianca, diciamo, davanti alla quale devi suonare, cioè che devi riempire con dei colori. È come se ti dicesse usa solo le dita, non i pennelli. È già un mandato e tu devi comunque completare una cosa in un'altra maniera. È divertente anche darle al pubblico, e il pubblico le assegnerà a noi per darci un ostacolo in più. Questo è un momento di libertà che noi sperimentiamo sempre negli studi, quando ci si incontra, quando si suona, ma non è mai stato esplicitato. Open Machine per questo, perché apri il macchinario che tu ascolti e vedi come fanno i musicisti a interagire tra di loro, proprio a costruire, anche a seguirsi, come quando si vola in stormo, capito? Che uno parte, va da una parte, gli altri lo seguono di improvviso, poi a un certo punto uno ha un'intuizione, va da un'altra parte, viene seguito. Tutto questo fatto davanti agli altri, esplicitando anche gli errori, perché questa è la cosa bella, cioè c'è una grande verità che viene fuori da questa cosa. Grazie mille.